Oggi mi sa che te e quest'altro pellaio le prendete secche. Apri bocca per far prendere il vento alle tonsille. Le hanno levate. Allora la proprio per nulla. È vero che Pino pellaio del 3-7. Ma se Joe me l'ho insegnato, vero Pino? Con lo stilo 4 cosa fai? Striscia. Impara veloce, vai. Cosa fai? Busso. Lo vedi che piano piano. Forse a 46 anni qualche partita l'avrei anche vinta. E si ritondola. Io devo fermarti. Poi piano. Oh, allora, non ti ci riprovare. Gli animali parlano solo con le botte. Puoi imparare qualcosa anche te? T'ho detto di occuparti degli affaracci tuoi. Ci penso io ad insegnare a Pino. Vero Pino? Le carte? C'è Giovanni? Per solito. Ma è ancora di là? Sì, deve aiutare mamma nelle faccende. Allora, a 17 anni ce l'avrò anche una donna. Una donna a te? Come Maria. E magari. Ma ti sei visto? Orusco, sei bruttino forte. Dai, magari crescendo ma la vedo dura. Non basta essere bello. Bisogna saperci fare. Soprattutto bisogna saperci fare. Come me. Ma io? Ma te sei solo un ghiotto. E te? Devi fermarti un fraseggio. Ho già detto che oggi non puoi toccare Pino. È chiaro? O devo essere più convincente? Io solo lo posso briscolare. E te guarda di giù a Ben, se no ti cai danno. Lasciatelo stare. Giovanni, oi oi, sei sempre il solito. Hai finito con mamma. Le carte? Eccole. Certo che Maria... bello. Senti Rusco, non ho voglia di parlare di Maria. Io sono chiuso qui dentro e lei è in paese al sicuro. Speriamo. Che vuoi dire? Ma non ha sentito a me parlare. Gli allarmi della contraria? Sì. Gli americani non bombarderanno mai un paesino minuscolo come questo. E poi ti ho già detto che lei è al sicuro. So io dove. E non ti ci mettere anche te che ti ho chiesto un parere. Va bene, va bene. Sì, Giovanni, dai, gli americani non bombarderanno mai su il paese. Speriamo. Adesso basta. Non voglio più sentir dire una parola su questo argomento, è chiaro? Va bene, scusa. Giochiamo, dai. Allora te stai con Pino oggi? Certo, come sarà detto. E allora, noi due si deve alzare. Pino, secondo te chi sa? Oggi vi dimostrerò tutta la mia superiorità nel 3-7. Vero Pino? Speriamo. Speriamo, speriamo, ma non sapete dire altro! Dai. Oh, Rusco, ora mi fai veramente arrabbiare. E chi dà le carte? Vedi i cuori. Asso a mattoni. Vedo io com'è giusto. Pino, mi raccomando. Tranquillo, Saulo, non ti faccio perdere. Date un uccellino. Bravo, Pino, vedi che quando ti ci impegni anche te fa qualcosa di buono. E si ridonda. Fermati! Scherzavo, Pino, scherzavo. Dopo che cecchino ho fatto? Ah, sì. Devo dire che hai imparato abbastanza. Non sei ai miei livelli. Però fai sentire, vai. Giochiamo, via! Un attimo, devo ancora delle carte. E comincia anche lui. Io te lo dico, poi caschi. Poi tutte cascate. Andavamo a piangere. Stai zitto, stai, ma che non ci sono andato. Non fai un po' come ti pare, fai. Tira su quelle carte che voglio finire prima di buio, eh. C'è una picche, insomma. Un troiaio. Come? Ti resta un saporaccio in bocca. Sai cos'è? Deve essere la carta. Il macio ha bottato le cipolle. Dai, che schifo, tieni, so. Tabacco e cipolle. Lo sai, forse era proprio per questo che mentre la facevo mi scignavo da piangere. Non lo conosco, fate battute. Fate. Oh, tema del rosso in casino. Speriamo tu, cazzo. Guidavo le tue mani. E Joe, per vedere le carte 2 ore, tanto poi le tira a caso. Ascolta, Dopo quell'amore, un cicchino alla cipolla. Il suo. Va bene, basta. Fatemi finire di tirare sulle carte. Ecco, se quest'ultima fosse il treno a fiori. Niente. Rusco, diciamo tutte le carte, vero ora? Rusco, sono un bolscevico del 3-7. Sei pronto? Sì. Vai. Vai, Pino, tocca a te. Volo. Ma che dici? Dici volo. Ma te devi tornare a vedere le pupe di mamma. Il cane di Rini, non saranno mica gli americani. Maria, io vado. Dove? Ma Maria, potrebbe essere lì. Fermo, non ti devi fare.
Arrivo. Maria.